Benvenuti, cari fedeli seguaci del canale, in questa preghiera meravigliosa che vi darà pace e tranquillità non appena l'ascolterai. Oggi, in questo episodio, parleremo del silenzio di Dio. Ti ricordo che ogni video che ascolti è prodotto solo e soltanto da noi, così come al commento finale. Ascolta questo video e recita una preghiera per 3 giorni, sempre a quest'ora, per beneficiare della benedizione della pace. Fedeli, oggi abbiamo un messaggio molto importante. Un messaggio di speranza e di amore che solo Dio ci può dare. Il mistero che alleggia su Dio, il quale sembra alcune volte non rispondere a chi domanda, è uno dei più grandi enigmi che affliggono l'uomo da sempre. La storia della fede ci ha insegnato che spesso il dolore e la sofferenza sono all'origine dello sviluppo della fede stessa. Un esempio che non può passare inosservato è quello dell'Apocalisse, dove si legge: «E quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. Gridavano a gran voce, dicendo: Fino a quando, o sovrano, santo e verace, non giudichi e vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sulla terra?» Questo passo chiarisce la presenza di una domanda che sorge in chiunque abbia subito violenza o comunque una grande ingiustizia, nonostante profeta della grande benedizione di Dio Padre Onnipotente. Cosa ci porta a porci questa domanda? Il Dio che noi conosciamo è un Dio di giustizia e di amore, capace di ascoltare ogni richiesta e di consolare ogni dolore. Però, quando il dolore va all'aldilà di ogni limite umano, passiamo attraverso il silenzio di Dio. Nonostante ci sentiamo abbandonati, sappiamo che Lui è presente, in silenzio, nei nostri cuori e nelle nostre vite. Come ci insegna Gesù sulla croce, la morte stessa è una rimessa in gioco della vita, una rinascita. La croce di Cristo è il momento culminante della sua vita terrena e della sua missione di salvezza, ma allo stesso tempo la rivelazione della risposta del nostro Dio a ogni interrogativo dell'uomo sulla sua presenza e il suo amore entra in crisi. Il dolore e la sofferenza in tutte le loro forme sono interiorizzate e condivise dal Figlio di Dio. Ma è giusto tutto ciò? Lasciando trasparire l'amore del Padre attraverso la morte e la sua risurrezione, ecco che scopriamo la verità sul mistero che riguarda il silenzio di Dio. Egli agisce in silenzio perché non ha bisogno della nostra attenzione. Le cose belle non chiedono mai l'attenzione. Essa deve essere data spontaneamente e naturalmente, e lo stesso vale per Dio. La Pasqua rappresenta l'apostrofo finale della redenzione, dove la morte e il peccato sono stati sconfitti definitivamente, dove il perdono diventa offerta di pace e di vita eterna. La vita cristiana è spesso vissuta come un camminare tra la croce e la risurrezione, tra le giornate buie ed il tempo della speranza. Nella croce, ogni umano riconosce il peso del dolore e della sofferenza, ma nella risurrezione si apre al potere della grazia di Dio, che si rinnova e si rafforza. La risurrezione è simbolo di vita, di nascita, di nuova creatività, rappresenta l'occasione di scegliere di nuovo, di ricrearci e abbandonarci alla testimonianza che ci ha lasciato Gesù, immergendoci nella fede irrefrenabile e nell'amore inarrestabile che Egli ci ha lasciato. Nel celebrare la Pasqua, vorremmo augurare a tutti la gioia di incontrare Cristo risorto, il dono della fede, la forza del suo intervento e quella ammirevole bontà che ti spinge a generare bene nel mondo. Che la Pasqua ci conferisca la capacità di non perdere la speranza, di non essere schiacciati dal dolore e dalle disillusioni, ma di gettare un seme di speranza e di amore in ogni momento della nostra vita. Che la semplicità e la bruttezza della croce di Cristo ci aiutino a condividere il dolore degli altri, a comprendere la necessità della solidarietà e della vicinanza e a non allontanarci mai dalla compassione di Dio. Ecco la verità del messaggio di Dio e di nostro Signore Gesù Cristo. Eccoci finalmente dinanzi alla nuda e cruda realtà. Dio è silente perché è così che agisce colui che ha il potere di fare, poiché chi sa fare fa, non aspetta che ci sia bisogno del suo intervento e nemmeno accorre alla prima chiamata,
poiché solo colui che ha il potere di plasmare il mondo a sua immagine e somiglianza sa esattamente quando è giusto intervenire e quando invece, purtroppo, bisogna stare a guardare senza far nulla. Infine, non è davvero un'attesa quella divina, poiché in un modo o nell'altro, anche se spesso noi non arriviamo a concepirne la grandezza silente, Dio è sempre presente e ci aiuta in modi che all'uomo sono preclusi di comprensione in quanto inferiore alla perfezione divina. Così è sempre stato e così sempre sarà. Ecco perché dobbiamo adeguarci a questa scelta divina e non dobbiamo andare contro Dio, bensì dobbiamo lottare al suo fianco, senza mai abbandonarlo o girargli le spalle, ma comprendendo sempre le sue scelte, sia che queste ci aiutino, sia se ci affossino. Dopotutto, c'è sempre qualcuno che merita più di noi l'aiuto divino, quindi dobbiamo ringraziare quando arriva, ma non dobbiamo recriminare quando ciò non accade, poiché solo Dio sa quando è giusto intervenire e quando invece non lo è. Preghiamo insieme, allora, per una benedizione molto potente e recitiamo per 3 giorni di fila una preghiera in nome di Dio, così da beneficiare al massimo del suo potere spirituale. Condividi il video con una persona a te cara in modo che capisca quanto è importante per te e non dimenticare di seguire il canale. Amen.